Questo lo dedico ad Arcangela, no, perché devo dire una cosa, faccio una premessa, che noi, vedi, siamo dotati del senso dell'autoironia, ok? È quella che ci salva, non lo sa nessuno, ma il Regino si salva dall'autoironia, perché specialmente nei momenti più bui, questa autoironia è la nostra scialuppa di salvataggio. A me è successo di andare a trovare la tomba di mamma, che non è uno dei momenti più belli della nostra vita, però anche lì il Regino ha questa cosa meravigliosa, l'autoironia. E mi è capitato di gettare l'occhio un po' come la poesia livella, in una cappella che praticamente aveva una cancellata altissima, c'erano sette catenacci e sette lucchetti, ho alzato gli occhi per vedere il nome della famiglia, c'era scritto Nesci, avrei potuto scrivere Iundi, però per dirti, perché il Regino è dotato di queste cose qua. E io volevo omaggiarvi e omaggiare Arcangela, immaginando questi due regini che si incontrano, questa ripeto l'ho scritta sul treno, e dicono: Carmine, Rosalì, che c'è? Tutto a posto? Sì, tutto ok, me ne cannavo un po' in giro. Ma da quanto tempo? Ma ti ricordi quando eravamo ragazzi? Allora sì che eravamo in forma, vito superiore, vito inferiore, perfetti. Invece mo, sorrofa.
Dice, ma il problema è che prima mangio e poi il pentimello è tanto. E ovviamente vado spesso in bagno, pure 10 volte al giorno, ma no, come pensi tu, faccio tanta plin plin, insomma straorino. Pensa che ieri mi è addirittura scappata per strada, infatti non sapevo come nato, un gebbione, e infatti puzzi. E tu, ah, finiamo ora un panino camortara. Ah, ci scommetto che ti sei fatto pure una birra, un bocale, solo uno, bocale prima e bocale secondo. E allora mi raccomando, quando guidi nella curva di Pellaro, occhio. Ah, grazie, ma che, tu dove stavi andando? A comprare da mangiare a mia moglie. Perché pure lei esagera col cibo. E che cosa ci vuoi fare? Skin le fa e poi le accoppia. E quindi anche tua moglie ara è ingrassata. Ara sì, di brutto. E pensare che mangia la frutta che coltiviamo nella valle degli ortici, specie rasi. E abbiamo pure ettari di terreti. Anche un oliveto che fa un ottimo olio per condera l'insalata. Veramente buono per condera. Dimorati. Asini, no, asini no, solo tre mulini. E con voi lavora anche tua figlia Cata? No, Cata fuori io. È per questo che ho litigato con mia moglie e gli ho detto, Ara, sì, va bene, hai ragione, ma non mi farà arrabbiare. Ah, Angea, ti disse basta, trunca. Ah, io armo. Ma sei iniziato tu, brutta pavigliana e gallina. Non mi faccio provocare, questo è un strabocchetto. Finiscile che trezzino in un attimo. Ma poi abbiamo fatto pace e niente, ci abbiamo messo su una bella crucivalanita. Certo però che è voto sul numero, infatti sai che faccio, vado in gioco, e visto mai che lo Spirito Santo, Sant'Anna, San Gregorio, Santa Caterina e pure San Pedello, gioco e vinco. Questo è il gioco. E questo fatto di veramente non capita sempre che quando trovo un reggino fuori sottolinea le proprie radici, e non c'è stata nessuna occasione in cui l'Arcangelo l'abbia fatto, e questo va veramente, come dire, ti fa onore e ti ringraziamo. Ringraziamo di apprezzamento che ha fatto verso l'Arcangelo, conoscendo la fede, e ci conforta nella scelta che abbiamo fatto per indicarla come appena la professionalità. Adesso direi che Susanna Quattrone, presidente Consapi della città metropolitana, vuole dire qualcosa. Buonasera a tutti. Sinceramente, dare una mia testimonianza con il cerchetto brillante di Gigi mi viene molto difficile. Arcangela la conosco da tantissimi anni. Lei è sempre stata una ragazza tosta, tenace, decisa. E questo sicuramente l'ha aiutata molto professionalmente. Il fatto di avere le idee chiare, di portare avanti un progetto, di avere la schiena dritta, ha fatto un distinguo negli anni. Ha fatto veramente un distinguo. E come tutti sapete, lei ha creato un'associazione qua de merito, che si occupa di legalità, di meritocrazia e di competenza. E gira tutta l'Italia senza avere un soldo di contributo da nessuno, perché ha deciso che comunque quello che riuscirà a fare sulle sue spalle, senza dover coinvolgere nessuno, perché abbiamo visto quello che c'è stato dietro a tante situazioni analoghe. Lei me la ritrovo sempre qua a Reggio, lei ogni due mesi è qua perché va a fare gli interventi nelle scuole, il convegno. Devo dire che è sempre un piacere, e anche se lei è fuori da tantissimi anni, non c'è stato evento, manifestazione dove non ha fatto un riferimento, una testimonianza della nostra Calabria, e questo è veramente importante, perché è la nostra terra, la nostra terra la si ama con il cuore, e lei l'ha sempre dimostrato questo. Io voglio solo raccontare un piccolo aneddoto di quando eravamo ragazze. Mi fa piacere, ci sono anche amici che conoscono, si sanno di cosa parlo. Io avevo un boxer rosso, bellissimo. L'unica particolarità di questo motorino è che aveva il sedino monoposto. Non era il sedino intero, no, monoposto, perché mio padre aveva deciso che comunque andare in due sul motorino era pericoloso. E quindi per preservarmi di questa ragion veduta sicuramente, mi aveva fatto questa modifica. Ovviamente io non potevo rifiutare passaggi alle amiche, non sia mai. E così una mattina le scuole erano in sciopero e Arcangelo eravamo in giro col mio motorino, in due.
Via Marina, a un certo punto vediamo una macchina di lutti. Non potevamo tornare niente, non potevamo fare nulla. E io, Arcangela, ecco, adesso lo sanno i nostri genitori, che tra l'altro erano amici, un mese a casa, non ci faranno uscire, niente telefono, perché poi lo scenario era veramente tragico. Ci fermano. Ecco, in giro, vi siete giocati la scuola, in due sopra il motorino. Io la sto per piangere, ho detto, sono tornata, mio padre mi uccide, pensavo, non al vigile, pensavo a mio padre. Poi si sarà mosso a compassione. E adesso la signorina qui presente, indica Arcangela, se ne torna a piedi a casa. E tu mi devi promettere, non porterai dietro questo? Ho detto, sì, se lo prometto. Perché in casa mi arrigio, prima o poi ti becco. Va bene. Mentre andavamo via, gli faccio, Arcangela, ci è andata bene, cose belle a lei. E con male, che ti aspettavo, Malanotra? Allora, questo Malanotra è diventato un po' un nostro portafortuna. Noi non chiudiamo telefonata, non concludiamo un messaggio senza il nostro Malanotra, e lo pubblichiamo apertamente, questo Malanotra. Vi ho raccontato anche questo per farvi capire come Arcangela negli anni è rimasta così. Cioè, lei in tutte le situazioni difficili riesce sempre a trovare la parola giusta, affrontare le cose con leggerezza. Io di questo la ringrazio, perché molte volte la chiamo e mi fa un po' il piacere della situazione, mi tranquillizza. E l'augurio che faccio alla mia amica Ad Maiora Semper, Malanotra. Per l'impegno che dobbiamo prendere nella scala. Scusate, il primo premio che do, quindi abbiamo un pochino di difficoltà per i prossimi cerca di premio. Per fortuna, per l'impegno esemplare profuso nell'attività professionale, all'insegna dell'azione umanitaria e della difesa della legalità, e per il costruttivo apporto offerto generosamente per la realizzazione di importanti e significative iniziative rotariane. Ad Arcangela Cattuso. Ok, grazie. Questo poi perché dopo c'è l'analisi. Questo le devo dire. Grazie. Allora, credo che non solo Dio Padre Onnipotente, l'ho partito io, ma mi ero confuso io. E perché così, andando così nella commemorazione, io inizio con credo. Credo di dover dire qualcosa rispetto a questo, anche se, pur essendo abituata a parlare in pubblico, a fare iniziative anche della durata di 7 ore, come la notte bianca della legalità, che è una maratona che va avanti tante ore, io questa sera sono particolarmente emozionata, perché innanzitutto perché è un premio che ricevo nella mia terra. Io quando parlo di Reggio, quando parlo della Calabria, dico sempre la mia terra, ed è importante
È importante perché nella propria terra ci sono le radici, noi siamo la nostra terra. E questo io credo non si debba mai dimenticare, perché fa parte della propria identità. Ora è l'identità umana che poi permette quelli che sono i risultati professionali. Senza l'identità umana difficilmente si potrebbero avere dei buoni risultati, anche, oppure si potrebbero ottenere, ma magari scalciando, e non questo non è nelle mie corde. Forse non è nemmeno nelle corde di tutti noi calabresi. Certe volte preferiamo perdere piuttosto che vincere con metodi sleali, perché è una questione di coerenza. Io la mia attività la svolgo molto in Calabria, perché glielo devo, e lo faccio nelle scuole. Adesso sono reduce proprio da un incontro questo pomeriggio in una scuola qui di Reggio, del quale ringrazio Liz Papalia per avermi invitata, e con tanti studenti che sul tema della violenza contro le donne hanno proposto delle domande e una partecipazione assolutamente non ovvia, edificante. Questo noi lo dobbiamo fare, perché vedete, io qui vedo tante facce amiche, tanti amici di Reggio mi hanno chiamata, mi hanno mandato dei messaggi in questi giorni, tanti non ci sono ma ci sono lo stesso con noi. Ecco, io qui a Reggio ho vissuto anche una stagione particolarmente bella dal punto di vista culturale. C'era un furore culturale, come direbbe Gaber, il furore antico, lo dice proprio in una canzone che si chiama La mia generazione ha perso. E tutto quel movimento verso, però a un certo punto si è disperso, l'ho detto per fare rima, e si è disperso perché non ha prodotto quello che noi volevamo, cioè un modello di società bello, inclusivo, libero. Ha prodotto un modello di società che è sintetizzo, in cui la cosa più pericolosa in questo paese è fare il proprio dovere. E quindi noi abbiamo dato alle generazioni successive una società assolutamente imperfetta. Allora io ho pensato che, siccome la cosa fondamentale non è sbagliare qualcosa, o quello che non bisogna sbagliare è la vita nel suo complesso, che forse non era tutto perso e che ci poteva essere un supplemento di impegno, e quindi andare a parlare con i ragazzi nelle scuole di legalità, di merito e competenza, strumenti per la legalità, perché chi occupa un posto per merito e competenza è meno permeabile alla corruzione, perché prima di tutto non deve ringraziare nessuno, non deve rispondere a nessuno e soprattutto ha una storia che custodisce e che non rovina, non sfregia. E quindi ecco perché merito e competenza, strumenti di legalità. Ma nelle scuole noi parliamo anche di bullismo, parliamo di violenza contro le donne, i numeri sono assurdi. Io dirigo le pari opportunità della Regione Lazio da un anno e mezzo, c'è un femminicidio ogni 72 ore, anche questa mattina a Mazara del Vallo c'è stato un femminicidio. È tutto un fatto culturale. Anche la legalità e cultura. Per anni io ho portato avanti una rassegna a Fiumicino in qualità di assessore alla cultura che si chiamava Cultura e Legalità. E in quella rassegna ho portato tanti esempi calabresi, reggini, belli, perché questa città ha tanti esempi belli, anche perché quando io sento dire perché Reggio è così, a parte Reggio non è che si anima, diventa una persona e si comporta male. Reggio è un luogo
territorio, luogo del cuore, in cui ci muoviamo tutti. E quindi sono i nostri comportamenti che possono renderla bella o meno bella. Sono i comportamenti di ciascuno che segnano la nostra città. Certe volte io penso che la nostra città dovrebbe essere lei a ribellarsi contro di noi e non noi contro Reggio, perché siamo noi a farla, come la storia. Io dico ai ragazzi: non vi fate rubare il futuro da chi vi dice che non può cambiare niente, perché non è così, perché i cambiamenti ci possono essere, le trasformazioni ci possono essere, abbiamo il dovere di fare in modo che queste trasformazioni ci siano e dargli una possibilità, una speranza, quella che appunto la mia generazione, che non ha perso, si è soltanto sparpagliata, ha fatto l'errore della disunione e non dell'unione. Se fossimo rimasti uniti forse avremmo modificato davvero la società come volevamo, invece ci siamo sparpagliati. Io per esempio sono andata via da Reggio Calabria non perché a Reggio non c'è niente, ma unicamente perché il lavoro che volevo, proprio quello che io desideravo, l'ho trovato a Roma 30 anni fa. E quindi quando io parlo di me nelle varie occasioni, nei vari eventi, mi definisco un emigrante. Un emigrante che è stata accolta a braccia aperte da una città come Roma e che quindi desidera, auspica sempre e comunque l'accoglienza di chi emigra da una terra non per sua volontà. E poi mostro gli esempi belli di Reggio. Gigi Riserve, tutto la Gratteri è stato due volte a Fiumicino. Gigi e Giacomo, uno spettacolo straordinario dietro la porta, in un teatro che abbiamo inventato, non c'era, c'era un gradino, abbiamo fatto montare un palcoscenico, è diventato un teatro dove abbiamo portato tante tante iniziative. E quindi questa è la mia attività, che appunto si snoda tra il comune di Fiumicino, perché dovete sapere che io vivo a Roma, ma ho scelto di abitare a Fregene, che è comune di Fiumicino, perché a Fregene c'è il mare e io devo stare vicino al mare. Ma ora, fuori il microfono, non è proprio proprio lo stesso mare di Ecbova, insomma, di Nero, però c'è il mare, io so che c'è il mare, e quindi ho scelto di vivere a Fregene e lì ho svolto la mia carriera di amministratore locale. Guardate, sfatiamo anche qualche mito, con le medesime difficoltà che avrei incontrato se avessi fatto l'assessore a Reggio Calabria o a Melito Porto Salvo, assolutamente identica su tutti i piani e da tutti i livelli di difficoltà. Quindi anche questo forse dovremmo ricondurre a realtà alcune unicità che non sono proprio delle unicità calabresi. Io credo fortemente che chi ha una carriera professionale in vari settori debba metterla al servizio della propria terra e non usare il brand Calabria, che certe volte funziona, per fare carriera. Credo sia il contrario. Ecco perché l'associazione Quote Merito ha scelto di deliberare e di inserire nel proprio statuto che non vuole contributi pubblici. Noi ci autofinanziamo, perché le cose che si fanno per i diritti, per la propria terra, per la bellezza, direbbe Pino Impastato, se si insegnasse la bellezza, si fanno perché è giusto, non per trarne un utile. Altrimenti quando si va a parlare con i ragazzi nelle scuole non sei credibile, non diventi punto di riferimento, non diventi un esempio.
perché non sei coerente rispetto a quello che dici e poi magari ti comporti diversamente. Queste sono le cose che io faccio e continuerò a fare per questa terra, continuerò a fare a Fiumicino dove ho la delega alla legalità e ce n'è tanto bisogno di attività anche in quel di Fiumicino. Continuerò a svolgere il mio ruolo in Regione Lazio, anche perché da quello che ho capito prima di poter aspirare alla pensione, dire ritorno a vivere sul mare di Reggio, credo che debbano passare almeno una quarantina d'anni dai calcoli che ho fatto, e quindi rimarrò lì ad occuparmi al momento di pari opportunità, aprire centri antiviolenza, case rifugio, fare prevenzione, continuare a dare delle prospettive concrete. Ogni volta che io firmo un atto mi sento utile, perché sono contributi per orfani di femminicidio, oppure uno che abbiamo denominato contributo di libertà, è il contributo per le donne che fuoriescono dal percorso di violenza. E infine vorrei fare una notazione a proposito dell'autoironia del Regino Malanontra. A parte, faccio un episodio nell'episodio: i nostri genitori, il mio padre e il papà di Susi, e li ricordo volutamente perché Reggio non li ricorderà mai abbastanza per quello che hanno fatto per questa città. Ogni volta che noi ci dicevamo Malanontra, ma questo per anni, praticamente per sempre, ci correggevano: non è Malanontra, è Malanova, è una cosa nostra, rispondevamo. E questo è durato per tutta la vita, tutte le volte che noi lo diciamo, questa nostra spiegazione non li ha mai convinti, e quindi rispetto al Malanontra. E un altro dei motivi, altri dei motivi per cui io sono legata a Reggio è proprio appunto questa, non solo questa autoironia, ma anche un senso di genialità. Allora, pensiamo intanto al fatto che ci si saluta con bella, bello, a seconda, e qui c'è il locale che si trasforma in universale. Non è una diminuzione il non dire il nome ma dire bello, bello, è proprio appunto la terminologia locale che assurge a livello di universalità. A Reggio non c'è la toponomastica, perché noi abbiamo le salite e le discese a tutt'oggi. A Reggio c'è bisogno sempre del confronto con qualcuno per rapportarsi rispetto ad un proprio sentire. Io ricordo sempre, lo racconto spesso anche ai ragazzi, di un giorno in cui uscivo da casa e ho incontrato un signore con ritmo blu, c'era stato scirocco e quindi aveva piovuto la famosa terra che noi conosciamo, la sabbia, eccetera. Questo signore, proprietario della Ritmo, girava intorno alla Ritmo, aspettava qualcuno per poter comunicare il suo sentire profondo. Arrivai io come un faro, mi vide e mi disse: e che chiudi un caffè? Questo per dire quanto noi alla fine abbiamo il senso del rapporto. Guardate che non è una cosa ovvia, io la custodirei questa unicità, questa caratteristica, perché per esempio io a Fiumicino fatico moltissimo, perché è un comune nuovo che è stato costituito soltanto 25 anni fa dall'unione di tante località tutte diverse tra loro. Allora io dico ai ragazzi: io concluderò la mia attività qui e quindi saprò di aver svolto bene il mio mandato quando vi sentirò dire con lo stesso orgoglio
con cui, se mi chiedono di dove sei, io rispondo di Reggio Calabria, quando voi risponderete con lo stesso orgoglio di dove sei, di Fiumicino, perché altrimenti mi continuano a dire di dove sei, di Forcene, di Fregene, di Maccarese, di Testarino. È un comune enorme, 222 km quadrati, sostanzialmente il doppio di Firenze. E quindi io faccio tanta fatica. Allora questa unicità che invece in Calabria c'è, va assecondata, perché non è per nulla ovvia. E alla fine i problemi che ci sono a Reggio non sono affatto diversi da quelli che ci sono in tante realtà. Non ci dobbiamo innamorare del primato negativo di questa città, dovremmo assecondare tanti primati positivi che pure ci sono. E io non lo dico per retorica, lo dico perché ne sono convinta, perché vivo da 30 anni fuori, perché quando sono andata via da qui io me ne andai dicendo: questa città non cambierà mai. E quando sono tornata qualche anno dopo invece era completamente cambiata, e lì capì che non avrei mai più detto nella vita tanto niente può cambiare. Ci fu una rivoluzione copernicana, il che sta a significare che le rivoluzioni si possono fare, ma non bisogna mai delegarle. Le rivoluzioni si fanno in prima persona, mettendoci la faccia, mettendoci l'impegno, mettendo a servizio il proprio lavoro. Se si fa per la propria terra, magari si dovrebbe fare anche gratis. Insomma, ci vogliono tante componenti per fare in modo che si svolti, non delegare e aspettare che qualcuno risolva i nostri problemi, altrimenti non avrebbe senso poi dire ai ragazzi: rimanete in questa terra e fatene un capolavoro. Grazie a Rotary, mi avete veramente commosso. Aiutatemi un po' con i fiori, la targa. Grazie. Poi facciamo una foto. Sì, sì. Vieni. Ecco, grazie. Grazie. Condivido anche. Gigi, scusa, che ore sono? Chi che fa? Questa è la nostra battuta sul Reggio. Grazie. Direi di fare una foto con i componenti del mio club, quindi. Devo chiamarli una alla volta. Siete tutti? No, stanno arrivando alla spicciolata, come si suol dire. Venite. Abbiamo spazio. Aspetta un attimo, sta arrivando. Invece di stare dietro, magari si mette a fianco è meglio. Guarda, io ecco. Potete respirare. No, e adesso l'urlo mala non entra, cioè ditelo tutti insieme. Ascolti, lei di dove è?
di Reggio Calabria. È soddisfatta, cioè, voglio dire. Ringrazio tutti, presentiamo un attimo. Ho dimenticato qualcuno da salutare, me ne scuso. Io ho un piccolo riferimento, mi ricordo da quando ero giovane. Non ricordo spesso il nome, anche delle persone che frequento giornalmente. Ed è una grande difficoltà. Mi dicevano che invecchiando si peggiora. Invece io ho iniziato da giovane e non avevo questo problema. Quindi è una fortuna, quindi mi scuso. Grazie. Buonasera. Indolore, l'ho fatto indolore, guarda. Tu respirati, fermi. Tu respirati, respirati. Fermi adesso, no, perché respirate non sai. Sai cosa vi devo dire? Mi chiedete sorpreso. Ecco, un riconoscimento che arriva dalla sua terra natia, che significato ha, al di là di ogni retorica? Il significato del riconoscimento delle proprie radici da parte della tua terra, quindi è emozionante, bellissimo, è veramente un insieme di orgoglio, di affettività, di impegno, di bellezza. Ecco, la violenza, il tema della violenza sulle donne è un tema attualissimo, lei l'ha detto, ma lo sappiamo dalle cronache, ogni 72 ore muore una donna per femminicidio. Tanti sono le associazioni che si muovono, anche la legge col codice rosso, ma nonostante questo non si riesce ad entrare all'interno di quelle mura domestiche dove poi si consumano questi drammi. Quindi che cosa dire alle donne che vivono situazioni che magari cercano di nascondere? Innanzitutto è il tema, siccome è culturale, va fatta molta prevenzione, va fatta molta formazione degli operatori che si occupano di questo perché possano riconoscere immediatamente i segnali e i segni di una violenza domestica. E poi c'è una rete importante di centri antiviolenza, di case rifugio, anche di qua sportelli, se ne aprono tutti tante, anche sportelli, anche presso le procure, in cui le donne possono trovare una presa in carico competente, seria, che li accompagni in un percorso di fuoriuscita dalla violenza che non meritano. E quindi gli strumenti fortunatamente ci sono. Quindi ce la si può fare? Ce la si fa. Diciamo l'insieme, mala nontra. Mala nontra. Grazie.